Nope. Uè ragazzi e bentornati! Oggi sul canale vedremo la revolver tubo vuoto al 130 full perk leggendari. Vi ricordo che tutte le armi tubo vuoto sono ottenibili ricercandole tramite il registro gratuitamente, ovviamente spendendo i flussi leggendari e i design armi, però potrete reclutarle qualsiasi arma tubo vuoto. Oggi cominciamo col set e visto che il cecchino e il fucile d'assalto li abbiamo già visti, passiamo alla pistola. Arma al 130, ora potenziamogli le perk. Allora, ovviamente opterò per la mia build critica perché la andrò a abbinare al mio Beetle Jazz Ranger. E metterò velocità di ricarica perché ha già un caricatore abbastanza ampio, comunque 10 colpi penso possano bastare. So già che spreca 2 colpi a colpo, in pratica la revolver tubo vuoto, perciò andiamola a provare così, con velocità di ricarica. Allora, eccoci qua, abbiamo i primi zombie al 140. Mi piace già il suono che fa l'arma, molto simile al suono dell'aquila calva oppure della tempesta folle caos, con la differenza che abbiamo, vabbè, molta più cadenza di tiro rispetto all'aquila calva e l'elemento, ovviamente essendo del set tubo vuoto, è prefissato su natura, non possiamo cambiarlo. Ecco, questo fa sì che appunto per me è un'ottima arma da tenere potenziata, perché così adesso ho la mia pistola potenziata di natura. Ok, andiamo a sfruttare il superstite quasi morto per ammazzare questi zombie. Anche questi zombie sono di natura, quindi non ho danni incrementati in questo momento. Poi la vedremo anche in una missione d'acqua, bustati dai compagni. Tranquilli raga, che per farvi vedere la revolver tubo vuoto alla sua massima potenza, l'unica è buttarsi con i nemici d'acqua. Non abbiamo alternative. Ecco, forse una cosa che sto notando, mi sarebbe piaciuto se come ultima perk al posto della perk del rallentamento, non dico che non va bene, anzi va benissimo, poteva andarmi sicuramente peggio, però anche quella con la perk di esplosione alla testa sarebbe stata comoda su questa pistolina, Ok, proviamola con questo smasher, uso la traslazione perché c'ho la perk. Vedete che comunque quando voi sparate con le armi tubo vuoto avete una probabilità, non chiamiamola probabilità perché sbagliate, una possibilità di stordire il nemico. Purtroppo non c'è una probabilità, perciò non possiamo dare per certo che ogni colpo stordisca, però se mirate in testa la maggior parte delle volte gli stordirete. Allora, ci tengo molto a provarla sempre in singolo, vedete che quando entra critico comunque il danno lo prende. È molto utile quello che dicevo prima, appunto stordire un mostro della nebbia mentre ci sta sparando, stordire uno smasher che sta arrivando, fargli perdere anche quei piccoli secondi, molte volte risulta utile. Tant'è inutile usarla contro nemici di tipo fuoco, cioè vedete, li faccio praticamente il solletico a questi davanti. Però è giusto mostrarvi anche questo raga, è giusto mostrarvi che comunque è un'arma natura, cioè è un'arma tubo vuoto ed è fissata su natura. Perciò contro quelli di fuoco li facciamo, guardate, proprio il solletico. Cioè lui a momenti gli do la vita, lo curo se gli sparo. Però per farvi capire, è svantaggioso molto utilizzarla contro quelli di tipo fuoco. Contro quelli d'acqua, raga, dovrebbe fare il devasto. Esattamente ciò che volevo trovare. Un bel cicciotto d'acqua che si prende un bel colpo e lo stordiamo persino da dietro. Ok, avete visto, un bel 260.000 di danno, 194.000 questo qua davanti a me, 286.000. Ok, l'ho trovato, guardate come dorme, attraverso la scala, che bello che è. Lanciamo un colpo, ok, l'ho svegliato ma non l'ho stordito. Vediamo, ok, sono riuscito a stordirlo. Vedete, comunque è molto poco la... è pochissima la frazione di secondo in cui lo stordiamo. Però è utile, non nascondo che potrebbe essere veramente utile. Guardate come... vabbè, ok, qui sotto è un po' buggato lo smasher, non mi vede, barra mi vede. Bellissimo. Non poteva capitarmi uno smasher d'acqua migliore. Non mi può neanche caricare. Ah, volevi, colpirmi? Volevi colpirmi? Gli ho interrotto addirittura il suo attacco,
Ok raga, adesso la proveremo boostati da un team. Abbiamo già un Taker e un mostro della nebbia che, vabbè, la differenza comunque già si notava già da prima. Abbiamo uno smasher d'acqua qui sopra. Non potevo chiedere di meglio, non potevo chiedere di meglio. Al 124, ok, non è al 140, però vabbè, una grossa idea ve la do lo stesso. Guardate, non riesce neanche a scendere lo stordisco da qua sotto. I suoi scagnozzi, vabbè, non hanno neanche fatto in tempo a colpirmi. Ottimo. Ah, rip. Ottima pistola, comunque penso di tenermela su. Ok, è vero che a colpo singolo non sarà la più forte, non sarà la più particolare. C'è la vendetta di Jack, l'aquila calva, ok. Però questa è fissata di natura, è un'arma tubo vuoto. Ha questa piccola caratteristica che stordisce i nemici. Io raga non mi sono pentito di averla portata su. Ci tenevo moltissimo a mostrarvi anche a voi quelle che sono le armi che mi porto su. Non per il semplice fatto che comunque vi voglio coinvolgere e voglio obbligarvi a portare su queste armi, ma semplicemente vi sto mostrando quello che è il suo potenziale. Ecco, è sicuramente utile come pistola, sia per il fatto comunque che triggerà i nemici, sia per il fatto che è di natura prefissata. Ok, io ho il colpo rapido, però questa è una pistola a colpo singolo e posso dirvi la mia è anche leggermente divertente da utilizzare qua e là. Ecco, mi sono divertito molto quando giro il video e mi diverto girando il video, significa che comunque l'arma mi è piaciuta. Io raga vi ricordo che potete scrivermi con un commento anche voi cosa ve ne pare di questa pistolina, perché ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione semplicemente dopo aver guardato il video. E poi se domani la proverete, mi raccomando, fatemi sapere se avete cambiato idea. Raga, vi ricordo solamente che potete supportarmi gratuitamente come creatore. Per farlo vi basterà inserire Kino TV nell'Indian Shop di Fortnite, bla 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 bla, iscrivetevi, attivate la campanella, quello che vi pare. Se volete farlo siete liberi di farlo, se non volete farlo siete liberi di non farlo. Raga, io vi voglio bene a tutti, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella! I wish to stop.